Nessuno conosce il significato di questo quadro. Questo misterioso quadro del Rinascimento ha fatto versare fiumi di inchiostro alla critica d'arte. Giorgione, l'artista enigmatico che riuscì a creare un'opera indimenticabile prima di scomparire nel 1510. Hai mai notato quel fulmine in cielo? Quel simbolo di tempesta imminente, rivelatore di un interesse intenso per i fenomeni naturali? O quell'uomo con un lungo bastone e la donna che allatta? Chi sono veramente? Questo quadro nasconde più di un segreto. Non ci sono elementi riconoscibili o suggerimenti espressivi. A volte la verità è nascosta in piccoli dettagli. Un piccolo angelo sul ponte. Un uomo che potrebbe essere Adamo. Una donna che potrebbe essere Eva. E se ti dicessi che la tempesta potrebbe essere un'immagine codificata dell'albero della conoscenza, un'opera d'arte che ci sfida a cercare di capirla, sapendo che potremmo non riuscirci mai? E tu? Cosa vedi nella tempesta?